Rieccoci, rieccoci, rieccoci qui, assolutamente, insomma, tante tante novità. Partiamo dalla questione allenatore, ci sono novità importanti sul futuro di Antonio Conte, tra poco vi racconto tutto, ma attenzione perché c'è anche una storia molto interessante legata a un gioiellino oriundo, perché ha passaporto italiano da parte di madre e potrebbe essere convocato in nazionale da Luciano Spalletti. Spalletti lo vuole, Spalletti l'ha messo nel mirino, Spalletti gli ha già telefonato, tra l'altro. Gli scout della nazionale erano presenti alle due ultime sue gare contro rispettivamente Fiorentina e Roma. Ovviamente gioca nel Frosinone, ma il cartellino è di proprietà della Juventus. Parliamo di Matias Sulei, classe 2003, esterno offensivo che ha fatto tutta la trafila nella nazionale e nelle nazionali argentine. È stato convocato da Lionel Scaloni due volte con l'Albi Celeste, ma non ha mai debuttato. E quindi significa che è eleggibile, può essere chiamato anche da Luciano Spalletti per la Nazionale Azzurra. L'Italia ci sta provando, una storia che ricorda un pochino quella del 2015, quando Antonio Conte si prodigò per convincere Paolo Dybala prima che passasse dal Palermo alla Juventus e che poi il Tata Martino nell'autunno di quell'anno lo convocasse in Nazionale Argentina. Poi insomma ha fatto tutta la carriera che conosciamo. Sulè, che sta facendo benissimo a Frosinone, giocatore di qualità che la Juve insomma poteva vendere in estate, ha detto no a un'offerta da 8 milioni del Feyenoord, ha detto no al Betis Siviglia, ha detto lo prestiamo perché crediamo in questo ragazzo, vogliamo vedere in Italia se può esplodere. E la crescita sinora è stata importante in quel di Frosinone, ha delle giocate di grande qualità, dribbling, movenze, qualcuno l'ha paragonato a Dybala anche in patria, non solo la stampa italiana. Ovviamente il paragone con la Hoya è di quelli decisamente forti e impegnativi, ma il talento del ragazzo c'è. E la Juve sta progettando nei prossimi mesi di sedersi al tavolo con il suo agente Martin Guastadisegno per dialogare anche sul rinnovo, perché Sulè guadagna pochissimo, ancora uno stipendio da giovane, non ancora da giocatore di prima squadra. Deve essere adeguato il contratto dal punto di vista salariale, deve essere anche allungato, perché in scadenza nel 2026 potrebbe essere allungato presumibilmente intorno al 2028, dovrebbe essere questa la nuova scadenza, se ne parlerà nei prossimi mesi, ci sarà tempo e modo. Una delle priorità adesso del suo agente Martin Guastadisegno riguarda un altro assistito sempre di proprietà della Juve, che non sta giocando praticamente mai alla Sampdoria, che aveva voluto fortemente, aveva battuto la concorrenza della Salernitana, del Verona, di tante società, promettendogli un ruolo più importante. Quindi hanno detto lo mandiamo in B perché gioca, no, in B non gioca mai, e allora tanto valeva, se doveva giocare poco, fargli fare esperienza in Serie A. Parliamo di Facundo Gonzalez, che la Juve ha acquistato, un'operazione da circa 2 milioni più il 30% sulla rivendita in favore del Valencia, giocatore su quale la Juve comunque crede, su quale la Juve ha fatto un investimento e pensava potesse venire fuori. Invece l'esperienza della Samp sinora non sta dando i risultati sperati, quindi potrebbe esserci un cambio di maglia nei prossimi mesi, quindi attenzione a questo fronte. Per quanto riguarda invece il discorso panchine, ovviamente ci sono novità importanti che riguardano il nome in questo momento più ambito sul mercato, il più gettonato, quello che affascina maggiormente i tifosi, che sogna e fa sognare, ovviamente quello di Antonio Conte. Perché? Perché il tecnico salentino sta un po' meglio di salute, ha avuto dei problemi importanti l'anno scorso che avevano portato anche poi all'addio col Tottenham. Adesso si sta riprendendo, è a Torino, è tornato sui campi, sta andando a vedere partite, si sta aggiornando, inizia dentro di lui ad accendersi il diamond della voglia di tornare in campo, di tornare ad allenare. Lo sappiamo, Conte è un guerriero, Conte è uno che è tarantolato, è uno che ha la passione per il calcio in maniera smodata e fa fatica ovviamente a frenarla, fa fatica a stare fermo, fa fatica a restare, tra virgolette, passatemi il termine in questo caso, con un gioco di parole, in panchina a guardare gli altri. Lui vuole scendere in campo e c'è una società italiana importante di prima fascia, un top club, che sta iniziando a pensare e ha già iniziato a sondare il terreno per Antonio Conte. Ovviamente il discorso in questo momento è più per l'estate che per l'immediato. Conte non è tanto un allenatore da subentro, l'ha fatto un paio di volte in carriera, le cose non sono andate benissimo nei suoi subentri. In realtà l'ha fatto tre volte a Bari, bene, poi benissimo l'anno dopo che vincono il campionato. Non è andata benissimo a Bergamo, al Tottenham bene il subentro, prende la squadra da 1 e Spirito Santo ottava, la porta al quarto posto in Champions, vincendo la penultima, lo scontro diretto 3-0 contro l'Arsenal, il derby di Londra. Meno bene l'anno successivo, ma con tutte le vicissitudini che sapete. Quindi in questo momento la sua idea principale sarebbe quella di prendere una panchina in estate, però poi bisogna vedere anche cosa può offrire al mercato. Tra chi lo sta corteggiando per la prossima stagione c'è una società che ha già lanciato l'amo, che ha già fatto scattare i primi abboccamenti. Si tratta della Roma, dei Friedkin, perché come vi raccontavo qualche giorno fa, Mourinho e la Roma sono destinati ad arrivare a fine stagione, salvo cataclismi, quindi non ci sarà, sicuramente non ci saranno dimissioni, ma difficilmente ci sarà un esonero in corsa. Si andrà avanti insieme, si chiuderà a giugno
il terzo anno, quindi si chiuderà il capitolo Mourinho con la scadenza naturale del contratto fissata per il 30 giugno 2024, dopodiché la Roma e Mourinho volteranno pagina. Qualche segnale dall'estero per Mourinho c'è già, che non dimentichiamo ha rifiutato un'offerta faraonica dalla Al-Ahly, formazione dell'Arabia Saudita, nel giugno scorso. La Roma, ovviamente i Friedkin devono tenere alta l'asticella. Se perdi Mourinho, è vero, stimano Dionisi, allenatore emergente, stimano Thiago Motta, ma perdi Mourinho, prendi un allenatore giovane emergente che non ha mai allenato in una biga, una scommessa, ed è alla piazza un segnale di ridimensionamento. No, loro, come hanno fatto con Dybala e Lukaku, vogliono prendere un profilo top per tenere alto l'entusiasmo e per dimostrare che il progetto prosegue e possibilmente cerca di diventare anche più fruttifero, perché Mourinho bene in Europa, vittoria della Conference League il primo anno, finale persa ai rigori di Europa League il secondo anno, maluccio in campionato, due sesti posti, mai realmente competitivo per il quarto, che è il vero obiettivo. Da Roma, dopo 5 anni d'assenza, deve tornare in tutti i modi in Europa, l'Europa che conta, la Champions, per alzare il fatturato, per aumentare i ricavi e anche per pian piano sistemare le pendenze con l'UEFA. Non dimentichiamo il settlement agreement, i paletti stringenti dell'accordo stipulato tra i giallorossi e l'UEFA. E quindi Antonio Conte, un progetto c'è da parte della Roma, l'idea della Roma sarebbe quella di sottoporre un triennale alle cifre di Mourinho, 7 milioni netti a stagione più premi. È chiaro che bisogna poi capire quali possono essere le dinamiche di mercato, le possibilità di rinforzare la squadra. Ci sono giocatori come Lukaku e Dybala che piacciono moltissimo ad Antonio Conte. Mourinho in questi anni ha giocato col 3-5-2, quindi una base tattica c'è su cui lavorare, su cui dargli un'altra mentalità, sicuramente più spiccatamente offensiva, a livello di intensità, di ritmo superiore, ma le basi ci potrebbero essere. Al momento non c'è una chiusura totale di Conte. Conte ha procrastinato i discorsi più avanti, vuole riflettere, vuole rimettersi in sesto e stare al 100% fisicamente e poi valutare la possibilità di accettare una nuova sfida. Nella sua testa c'è però il desiderio di tornare in Italia, e allora casting delle panchine presto fatto. Dove può andare Conte? In questo momento Pioli sta facendo bene al Milan, Inzaghi sta facendo benissimo all'Inter, ha anche appena rinnovato, Pioli ha un contratto lungo, clamoroso ritorno alla Juve, beh, un nome che fa sognare molti tifosi della Juve, però al momento contatti diretti oggi non ci sono stati, che non vuol dire che non ce ne possano essere, ma al momento non ce ne sono stati. Per quanto riguarda la Roma, invece, la Roma può diventare una possibilità, una tentazione reale, perché i Friedkin ci stanno provando tramite intermediari, hanno mandato dei segnali, vorrebbero avere un appuntamento nei prossimi mesi per cercare di portare Antonio Conte alla Roma per il dopo Mourinho. Sarebbe l'uomo giusto? Dove vedreste bene Antonio Conte nella prossima stagione? Alla Roma? In un'altra panchina? Ditemi la vostra, voglio i vostri pareri, le vostre opinioni, i vostri feedback, lasciate le vostre domande, le vostre considerazioni. Poi sulle, se voi foste in Spalletti, vale la pena naturalizzarlo, come è accaduto con Retegui, che comunque sta facendo bene, come è accaduto tanti anni fa con Camoranesi o anche Emerson Palmieri e altri giocatori, oppure siete di quelli che niente oriundi, quelli che abbiamo italiani, quelli sono, se vanno bene bene, se non vanno bene vuol dire che non stiamo producendo talenti e andremo male a livello di risultati. Insomma, voglio un vostro parere, le vostre domande, i vostri feedback, le vostre considerazioni, lasciate un commento al video e naturalmente condividetelo, spammatelo ovunque, invitate ad iscriversi, più siamo meglio e più ci divertiamo, amici, mamme, nonni, bisnonni, papà, parenti, cugini, compagni di squadra, compagni di scuola, di università, di studi, di merende, insomma, chi, di serate, chi più ne ha, più ne metta. Vi aspetto, fate clic, perdete 2 secondi, più siamo meglio è, più ci divertiamo. A domani, ciao a tutti.